Ma che tristezza, cari amici, lo sbadiglio del Dalai Lama. Dio, che tristezza, cari amici, Dio, che tristezza. L'umanità, con l'intenzione di rimuovere la propria animalità, ha imparato nel corso dei millenni a mettersi la mano davanti alla bocca, per occultare la cavità orale, l'orribile cavità orale che ci accomuna a tutti gli animali del pianeta. Orribile, orribile la cavità orale, cari amici. Altro che amore, cari amici. La cavità orale non è fatta per baciare, è fatta per masticare, triturare, deglutire. Orribile, orribile, orribile. Il povero Dalai Lama. E io, per fortuna, non riesco a figurarmelo, il grande Buddha, mentre sbadiglia in questa maniera. Il fatto è che il Dalai Lama è tanto stanco, è a Roma con Ignazio Marino, è di passaggio per Roma, e Papa Francesco non l'ha potuto ricevere per questioni diplomatiche che riguardano i rapporti tra la Santa Sede e la Cina. E la Cina, questione complessa, è inutile parlarne in questo video. È di passaggio, tanto stanco. Vedete lo sbadiglio, cari amici, lo sbadiglio ci dimostra proprio che, come ho sempre detto io, che l'amore è un'invenzione, cioè la passione d'amore è un'invenzione. Voi non potete amare una donna che sbadiglia, questa donna che è tanto bella, e voi non l'amate più, non l'amate più, cari amici, non l'amate più se in questa posa facesse questo sbadiglio. Non sarebbe più quell'oscuro oggetto del desiderio, capito? E basta un nulla per cancellarlo, quell'oscuro oggetto del desiderio. Vabbè, cari amici, ma l'unica cosa che non vi tradirà mai, cari amici, l'unica cosa che non vi tradirà mai è questa opera, cari amici. Vedete, dal matriarcato al patriarcato, nella sua nuova versione in lingua inglese, affinché possa essere letta dall'intera umanità. Dall'estremo oriente all'estremo occidente, cari amici, va bene, va bene? Ecco qua, cari amici, orribile, orribile, tutto ciò è orribile, orribile. È un profondo disgusto nei confronti della nostra umanità che vuol rimuovere la propria bestialità. Va bene, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni.